Giornata mondiale dell'allattamento, siamo qui a Taranto presso l'Ipercoop e siamo con il direttore Stefano D'Enrico, un momento di alto valore sociale. L'Ipercoop ha deciso di riservare delle aree appunto per le mamme affinché possano allattare, è certamente una scelta di civiltà. Sì, no, assolutamente, noi, questa è una causa che abbiamo sposato 5 anni fa. Grazie alla conoscenza della dottoressa Picaro, che poi a sua volta mi ha presentato il mio ormai amico, posso permettere di dirne, Stefano Rossi, direttore generale, e grazie a queste persone abbiamo fatto un flash mob dell'allattamento nella giornata mondiale dell'allattamento, quindi tutte le mamme si sono riunite e hanno allattato alla luce del sole, quindi senza nessun problema, senza alcun timore, anzi mettendo in evidenza, elogiando, premiando questo gesto meraviglioso, basilare per la vita. Naturale innanzitutto. Naturalissimo direi, e da quel momento in poi questa iniziativa è diventata un must per il centro commerciale, quindi ogni ottobre, ogni primo sabato di ottobre noi festeggiamo questa iniziativa. Questo è il 5º anno, appunto, come ho già detto, e in questa occasione quest'anno siamo riusciti a fare qualcosa di veramente speciale, perché abbiamo coinvolto tutti i centri commerciali mongolfieri di Puglia e che nello stesso giorno daranno vita a questa manifestazione. In più abbiamo anche creato una seconda, per noi, per Mongolfiera Taranto, una seconda area allattamento. La prima fu inaugurata 2 anni fa in una zona più riservata vicino i bagni Due Mari. Questa invece è una concezione diversa, è un pit stop allattamento e si trova nel bel mezzo della galleria, proprio al servizio di quelle mamme che possono allattare velocemente il proprio bambino in una zona confortevole, ma soprattutto alla luce del sole, quindi veramente senza timore, senza vergognarsi, anzi. E sono in questo modo di incentivo verso tutte quelle mamme che magari qualche timore lo hanno.